degli italiani un fortissimo mandato per andare in Europa a contare, cioè noi vogliamo dire agli italiani: dateci il voto perché manderemo una squadra fra le più grosse in Europa. Sapete cosa vuol dire? Che la Lega quest'anno ha l'opportunità di mandare a Bruxelles e a Strasburgo un numero di deputati che, se non sarà il primo, sarà il secondo gruppo più grosso nell'ambito di tutti i paesi dell'Unione Europea. Uno squadrone che passò finalmente a fare l'interesse di questo paese. Paese, per i propri figli mi fa piacere che ci stanno, perché guardate, io ho 64 anni, potevo stare tranquillamente a casa, ma alla grande, se lo faccio, lo faccio per dare un futuro ai miei figli, e coincide esattamente con il futuro dei vostri figli e dei vostri nipoti, né più né meno. Sappiatelo questo, si va su una forte squadra, siamo in tanti e questa volta contiamo noi, le carte le diamo noi. Posso garantire che prendo un impegno formale davanti a voi, e sono abituato che se mi impegno poi li mantengo gli impegni. Sarà per me un onore poterlo fare, sarà un orgoglio per me poterlo fare. Se sarò eletto, se saremo eletti, la prima cosa che mi impegno formalmente davanti a cittadini italiani come me è quello di promuovere una mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale commissione guidata da Juncker. Perché? Perché l'attuale commissione scadrà naturalmente a novembre, il 31 di ottobre. Il nuovo Parlamento si insedierà il 1 di luglio, le elezioni il 26 di maggio, ma il 1 di luglio. Quindi tutto luglio, agosto, settembre, ottobre. Questi signori rimangono altri 4 mesi, avvelenano i pozzi, si dice a casa mia, quindi prima se ne vanno e meglio è. Noi ci proviamo qui a casa, l'hanno detto anche loro che hanno sbagliato, l'hanno detto anche, abbiamo fatto degli errori con l'austerity, con la Grecia, e state ancora lì, state. Ma io sono abituato che se uno sbaglia nella società, nel mondo reale, te ne vai, alzi i tacchi e te ne vai. E noi faremo questo, io mi impegno formalmente a fare per primo una mozione di sfiducia. Poi vediamo chi è d'accordo e chi non è d'accordo, almeno tiriamo giù le carte. Dopodiché vi ho detto che la Lega porterà una forte compagine a Bruxelles. Cosa significa questo? Significa che il Parlamento europeo ha le commissioni, come nel Parlamento italiano, Commissione Bilancio, Commissione Agricoltura, Commissione Giustizia, Commissione delle Finanze, tutta questa Commissione Lavoro, e spetterà anche alla Lega prendere quelle poltrone che adesso hanno gli altri. E cosa significa? Ve lo dico in una maniera estremamente semplice, che non firmeremo più nulla in bianco, perché noi fino adesso saremmo stati anche noi a scriverle, non come adesso, firma, no, le avremmo scritte anche noi, e prima di scriverle andremo a verificare realmente se sono gli interessi di questo benedetto paese, questo sia chiaro, e faremo, ve lo giuro, esattamente gli stessi identici interessi che fanno i francesi con il proprio paese, i tedeschi con il loro paese, gli spagnoli con il loro paese e con tutti quanti gli altri paesi. E poi un'altra cosa che mi sta qua, non mi sta bene che c'è un paesetto che conta quanto, un quartiere di Roma, sì, un quartiere di Roma, che si chiama Lussemburgo, il quale gli è permesso di fare tutte le evasioni fiscali del mondo. E chi gli ha permesso? Questo sia chiaro. Finisco dicendo, stiamo attenti, qui si tratta di riprenderci le chiavi di casa. Questa è casa nostra, comandiamo noi cittadini, siamo noi che abbiamo l'ultima parola. Non, e vi prego, andiamo a votare. Quello dice no, ma intanto non cambia niente. No, il giorno dopo però stai zitto, stai, non apri bocca se non sei andato a votare. Loro vorrebbero che i cittadini non andassero a votare, invece no, noi ci andiamo a votare
e diciamo anche per cortesia Lega, per cortesia mettendo i nostri nomi, andateci a difendere, perché noi vi andiamo a difendere, questo sia chiaro. Allora, non vorrò mai più sentire questi nomi strani che ci tirano fuori, no? Fiscal Compact, MEF, MES, Quantitative Easing, Bail-in, tutti questi nomi strani, no? Ma, oh, se lo dire, ma parlate un po' con la magnate. Sembra quasi che l'abbiano fatto, non capire niente, è vero, il bail-in, che vuol dire? È una fregatura. Le risoluzioni bancarie, avete visto come ce l'hanno fatto? Praticamente se salta una banca, detto proprio così, cotto e mangiato, significa che se salta una banca, lo sapete chi ci rimette? Ci rimettono i correntisti, cioè noi che ci abbiamo messo i soldi lì. Oh, ma come salta una banca, fanno casino e noi ci andiamo a mettere i soldi. Ma guarda che nella Costituzione, che mi sembra che la conosco, ci sta scritto, grosso così, che la Repubblica difende, tutela il risparmio sotto ogni forma, e ci sono delle istituzioni preposte, Banca d'Italia, Consob, che per conto nostro deve tutelarci. Se io sono una casalinga, una lavoratrice, un impiegato, un pensionato, ma che ne so se qua la banca va bene o va male, se sta scritto banca di fuori, sono controllati, io ci metto i soldi, perché ci devo rimettere i soldi io? Vi faccio un esempio così capite tutto. Però tutti i banchieri sono andati in galera, eh? Tutti, c'è la fila, c'è. Bravo. Ma avete mai visto uno, un banchiere andato in galera? Mai, no. Mai, mai. Qualcuno che voleva votare, ma non buttavo. Tanto tempo, ma... No. Ah, vabbè, quello... A Siena. Esatto. I compagni. Però, vi faccio un esempio così capite perfettamente. Allora, è come se uno una sera esce a cena con gli amici, prende la macchina, la mette in garage, perché sennò gli fregano tutto, perché ormai qui andava a finire, ci fregano, poi qui diciamo un'altra cosetta, perché pure qua, mica si sabbano, bravo. Allora, metto la macchina in deposito presso un garage, che succede? Lo mette la targa e ti dà tagliandino, no? Poi vai a mangiare, è esattamente come quando vado in banca, no? Ho dei soldi, li deposito, oppure mi accreditano uno stipendio, ho fatto un lavoro, la pensione, e mi danno la ricevuta, no? Ho messo dentro 500 euro, 100 euro, 1000 euro, quello che mi pare. Poi torno, finito a mangiare la pizza, con gli amici torno, dice scusi la macchina, dice no guardi è fallito il garagista, gli hanno portato via la macchina, oh, dice come? È la stessa cosa, dice scusi ho messo i soldi, no guardi è fallita la banca, gli ho portato via i soldi, ma chi? Se l'ha fatta sta legge, cioè, ma avete firmato? Vedete, il problema è questo. Il problema non è questi dell'Europa che hanno fatto ste leggi, sono quei fregnoni in Italia che li hanno firmati, perché non si doveva firmare queste cose, invece hanno firmato tutto in bianco. Noi andremo per evitare, perché guarda caso, sappiamo leggere? Sì. No, un pochetto sappiamo leggere, no? Prima leggiamo. E diciamo no, non c'è calma, non ci sta bene questa cosa, non si firma più, perché anello al naso non ce l'abbiamo, d'altronde ci hanno ragione questi in Europa, lo sapete perché ci hanno ragione? Perché pensano che tutti gli italiani sono fessi come quelli che sono andati su fino adesso, invece se ti è al caso, non sono tutti fessi e noi glielo andiamo a dimostrare, noi andiamo solo per dimostrare questo, dice guarda non sono tutti fessi come quelli che sono arrivati adesso, ci stanno pure quelli che insomma se permettete qualche cosetta riescano a fare. Quindi il nostro intento è quello di andare in Europa a riprenderci l'Italia, questo nostro paese che ancora nonostante tutto amiamo fortemente e come ho detto lo facciamo per questi ragazzi, fra 200 anni, quando non ci saremo più. Vabbè, qui c'è l'aria ancora, mangiamo la roba cinese, 200 anni sicuramente i nostri figli, i nostri nipoti saranno orgogliosi di noi, cosa che altre persone non potranno dirlo perché hanno svenduto questo paese. Quindi noi andiamo su per riscattare questo paese, però ci dovete dare un forte mandato, andate a casa nell'ambito dei parenti, degli amici, dei conoscenti, nell'ambito del lavoro, per cortesia ognuno di voi si impegni a prendere 4 o 5 voti
per poter dare più forza alla Lega, per mandarci su. Vi prego, perché voi dovete aiutarci ad aiutarvi. Siamo due persone, attenzione, che hanno un lavoro e, scusate se ve lo dico, molto probabilmente ci rimettono ad andare su. Lo facciamo perché crediamo fortemente in questo paese e abbiamo le conoscenze e soprattutto la professionalità per difendere gli interessi di tutti quanti i cittadini. Viva l'Italia sempre!